Territorialità, tradizioni secolari, sogni da coltivare in cui protagonista è il tartufo, prezioso tesoro che la terra custodisce e che l'uomo, in questo caso Giuliano Martinelli, ha restituito ai suoi ospiti, autorità e giornalisti, nella colazione di Pasqua organizzata all'interno della sede della sua azienda, la Giuliano Tartufi di Pietralunga, tra prelibatezze della gastronomia umbra. Un evento definito dallo stesso organizzatore, infaticabile assieme alla compagna Elisa Ioni nel promuovere il tartufo e il territorio che lo circonda, un'occasione originale per gli auguri di Pasqua e per ripartire con progetti ambiziosi di valorizzazione di un patrimonio naturale immenso. È il nostro stile di vita e mi piace sempre riproporlo in tutte le sue declinazioni, quindi la raccolta del tartufo, è la merenda che è diventata un pranzo, la nostra merenda di Pasqua, la tocciata, che è una tradizione pietralunghese che ho visto che molti dei nostri amici neanche conoscevano, e quindi diciamo è un modo sempre di parlare del nostro territorio, che noi diamo tutto per scontato, ma non è tutto così scontato, quindi né ricchezza, né la cucina, né il tartufo. Abbiamo avuto occasione, attraverso quella che è una revocazione della colazione di Pasqua con norcineria umbra, formaggio e torta di Pasqua al formaggio. Speriamo anche che sia, no, di buon auspicio per la futura stagione turistica, anche se stanno già venendo, da quello che sono a conoscenza, notizie positive dal punto di vista delle prenotazioni. Nell'evento Sua Eccellenza il Tartufo ha diviso la scena con l'ottima musica del maestro Fabio Battistelli e del musicista Anthony Guerrini. Dopo tante eccellenze, tra cui Giuliano Tartufi, noi abbiamo fatto musicalmente un omaggio a una grandissima eccellenza musicale italiana come Ennio Morricone. Oltre all'eccellenza italiana di Ennio Morricone, abbiamo portato un'altra eccellenza che è Astor Piazzolla con i suoi tanghi, che è uno dei compositori di tango più amati, insomma, non solo dagli argentini ma in tutto il mondo.